Eccoci qua ritrovati, è appena terminata la fase a gironi della Champions League, ma noi siamo già proiettati verso lunedì alle ore 12 a Nyon, il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. E come ogni anno, allora ragazzi, la simulazione casalinga nell'urna di Via Nicolodi che sarà grande protagonista anche in questa stagione. Quindi ragazzi, Siamo qui ritrovati per la simulazione del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Purtroppo, dopo l'eliminazione cocente del Milan di Stefano Pioli, niente da fare neanche per l'Atalanta di Gianpiero Gasperini, che nel dentro fuori contro il Villarreal di Unai Emery ha ceduto il passo alla formazione iberica, alla formazione spagnola di Unai Emery, per l'ex allenatore di Paris Saint-Germain e Arsenal, un grande traguardo dopo il successo lo scorso anno ai calci di rigore a Cracovia contro il Manchester United nella finale di Europa League. Quindi ragazzi, eccoci qua ritrovati per la simulazione del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Due italiani grandi protagoniste, la Juventus di Max Allegri inserita in prima fascia grazie al successo di misura contro il Malmo e alla contemporanea 3-3 alla Gazprom Arena tra Zenit San Pietroburgo e il Chelsea, campione d'Europa in carica di Thomas Tuchel, e l'Inter di Simone Inzaghi che dopo 10 e lunghi anni è rientrata tra le migliori 16 d'Europa. Quindi Juventus e Inter, le due squadre italiane protagoniste presenti lunedì alle ore 12 nel sorteggio a Nyon per quanto riguarda gli ottavi di finale. Quindi vi ricordo anche la live reaction lunedì alle ore 12, seguiremo insieme in live il sorteggio, l'emozione del sorteggio e quale sarà il destino delle due formazioni italiane. Un piccolo riepilogo prima di iniziare. Intanto, i due criteri presenti in questo sorteggio, come ogni anno, non ci possono essere derby, quindi non si possono affrontare le squadre della stessa nazione, quindi non ci può essere il derby d'Italia tra Juventus e Inter. E poi ovviamente non si possono affrontare le squadre già affrontate all'interno della fase a gironi. L'esempio più palese è Juventus non può affrontare il Chelsea già affrontato nel gruppo H di Champions League. Questi i due criteri nell'urna di Nyon, nell'urna anche di Via Nicolodi. Quindi ragazzi, ci siamo, stiamo per iniziare. Un piccolo riepilogo delle 16 squadre presenti in questo sorteggio, nel sorteggio anche a Nyon. Prima fascia composta da Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United, Lille, Juventus. Seconda fascia, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Inter, Benfica, Villarreal, Salisburgo e Chelsea. Queste, ragazzi, le 16 squadre grandi protagoniste nell'urna di Nyon, lunedì alle ore 12. Quindi, ragazzi, ci siamo. Stiamo per iniziare. Ecco le due urne. Prima fascia e poi la seconda fascia. Quindi, ragazzi, eccoci qua. Un attimo che facciamo vedere anche bene il 2. Eccolo qua, seconda fascia. Prima fascia, seconda fascia. Si inizia con una seconda fascia per poi avere subito l'abbinamento con l'ottavo, il primo ottavo di finale. Ragazzi, stiamo per iniziare. La prima squadra estratta, seconda fascia, vediamo. Prima di iniziare il mio pronostico, secondo me la Juventus andrà a pescare l'Atletico Madrid della Cholo Simeone, invece l'Inter andrà ad affrontare l'Ajax di Ten Hag. Questo è il mio pronostico. Atletico Madrid, quindi subito Atletico Madrid. L'Atletico Madrid non può affrontare il Real Madrid e non può affrontare il Liverpool già affrontato. Quindi ragazzi, si tolgono queste due squadre. Può affrontare la Juventus, può affrontare il Lille,
non può affrontare il Liverpool, può affrontare il Manchester City, può affrontare l'Ajax, non può affrontare il Real Madrid, può affrontare invece il Bayern Monaco e può affrontare il Manchester United. Quindi sei squadre che possono affrontare l'Atletico Madrid, il Colchoneros del Cholo Simeone. Però qua la prima fascia, ragazzi, quindi andiamo a pescare quale sarà l'avversario dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Sarà la Juventus di Max Allegri, quindi quello che avevo detto pochi secondi prima, Atletico Madrid-Juventus, una squadra davvero molto molto pericolosa. Andiamo a inserire nuovamente Real Madrid e Liverpool all'interno della prima fascia e continuiamo con il sorteggio. La seconda squadra estratta all'interno della seconda fascia è lo Sporting Lisbona, quindi Sporting Lisbona. Lo Sporting Lisbona non può affrontare solamente l'Ajax, già affrontato, può affrontare tutte le squadre, quindi togliamo dal sorteggio. Può affrontare il Bayern Monaco, quindi il Bayern Monaco lo può affrontare. Può affrontare il Lille. Non può affrontare l'Ajax. Tutte le altre possono essere squadre papabili per lo Sporting Lisbona. Vediamo, ragazzi. Lo Sporting Lisbona. Liverpool. È andata bene i Reds. Sporting Lisbona, Liverpool. Il secondo accoppiamento. Di nuovo Ajax all'interno del sorteggio. Eccolo qua, ragazzi. E dopo la Juventus, ecco l'Inter. L'Inter di Simone Inzaghi non può affrontare il Real Madrid e non può affrontare la Juventus. La Juventus è già uscita nel sorteggio, quindi dobbiamo togliere solamente il Real Madrid dall'urna. Ecco qui, allora, Real Madrid fuori, perché non può essere pescato, visto che è già stato affrontato, e vediamo quale sarà l'avversaria dei nerazzurri. Vediamo. Sarà il Lille, campione di Francia in carica. Inter Lille è andata da Dio, è andata benissimo ai nerazzurri. Inter Lille. Si prosegue. Si prosegue con il sorteggio. Vediamo quale sarà la squadra. O qua. Eccoli qua, ragazzi, il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain non può affrontare il Lille, che è già uscita, non può affrontare il Manchester City, finalista nell'ultima edizione. Quindi non può affrontare il Manchester City, può affrontare tutte le altre squadre. Quindi attenzione, può affrontare il Real Madrid, può affrontare il Bayern Monaco. Attenzione, attenzione, attenzione all'avversaria del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain contro Ajax, sorteggio benevolo, ma sarà un big match. Paris Saint-Germain contro Ajax. Abbiamo i primi 4 ottavi di finale. E sono già usciti i 2 italiani, quindi Atletico Madrid, Juventus e Inter Lille. Il Salisburgo, quindi Salisburgo che non può affrontare solamente il Lille e quindi a questo punto non c'è da togliere nessuna squadra nell'urna nella prima fascia perché il Lille è già uscito e l'avversario del Salisburgo sarà il Bayern Monaco di Nagelsmann.
Quindi Salisburgo contro Bayern Monaco. Ancora tre ottavi di finale da decretare. Tre accoppiamenti da decretare. Il Benfica che elimina dopo 21 anni il Barcellona. Quindi il Benfica non può pescare il Bayern Monaco già uscito e non può pescare nessun'altra. Quindi ragazzi, abbiamo già, non dobbiamo togliere nessuno dal sorteggio. Rinseriamo questa. E quindi ragazzi, vediamo quale sarà l'avversario del Benfica. Sarà il Manchester City, Manchester United, scusate, Manchester United, Benfica contro Manchester United. Due sorteggi ancora da decretare. È uscito il Villarreal, quindi il Villarreal non può prendere il Real Madrid che deve ancora uscire e quindi ne è rimasta solamente una. Quindi attenzione adesso, vediamo ragazzi, basta solamente, è mancato solamente il Manchester City, quindi Villarreal Manchester City e l'ultimo sorteggio invece è tra il Chelsea, campione d'Europa in carica, che affronterà il Real Madrid, quindi il passato per Carlo Ancelotti. Piccolo riepilogo: Atletico Madrid, Juventus, Sporting Lisbona, Liverpool, Inter, Lille, Paris Saint-Germain contro Ajax, Salisburgo, Bayern Monaco, Benfica, Manchester United, Villarreal contro Manchester City, Chelsea contro Real Madrid. Questo ha diramato, questo ha deciso l'urna di via Nicoli, questa simulazione del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Quindi ragazzi, io vi ricordo, grande appuntamento lunedì a partire dalle ore 12, la live reaction del sorteggio da Neon per scoprire il futuro di Juventus e Inter all'interno della Champions League 2021-2022. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.